Ciao a tutti poracci e bentornati al consueto appuntamento dove vi suggerisco qualche titolo da giocare durante gli ultimi giorni di reclusione e puntualmente la quarantena viene estesa ulteriormente. Se questa volta dobbiamo resistere chiusi dentro casa fino a inizio maggio, beh, non disperate perché ho qualche altro titolo completamente gratuito da suggerirvi. Prima di iniziare con questa rapida lista, mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale se siete nuovi per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi consigli sui giochi gratis e gli sconti che arriveranno in questo periodo. Iniziamo con un occhio di riguardo verso l'utenza PlayStation 4. Sony infatti si è lasciata un po' andare e con l'iniziativa Play at Home ha deciso di regalare ben due titoli a tutti gli iscritti al PlayStation Network senza bisogno di essere abbonati a pagamento al Plus. I titoli in questione sono la Uncharted, The Nathan Drake Collection e Journey. Dico due titoli, ma in realtà parliamo di quattro giochi distinti, visto che la Collection comprende la trilogia originale apparsa su PlayStation 3 delle avventure di Nathan Drake. E colpo di scena, in realtà i titoli sono ben 5, perché c'è anche Knack 2 disponibile per il download gratuito, ma la procedura è leggermente più complicata. Comunque, andiamo con ordine. Anche se non credo abbia bisogno di presentazioni, Uncharted ve lo consiglio caldamente perché rappresenta un tassello importantissimo nell'evoluzione delle action adventure in terza persona. La trilogia diretta da Naughty Dog ha gettato le basi per quelli che sarebbero diventati i canoni standard del genere, dedicando sin dal primo episodio uguale attenzione alla componente action quanto all'impostazione cinematografica della narrativa. Certo, l'impianto ludico del capostipite della serie risente del peso degli anni, complice delle meccaniche ancora eccessivamente grezze nelle sparatorie e nelle fasi esplorative, ma rimane comunque super interessante notare il salto di qualità fatto dal team a distanza di pochi anni, che gli ha permesso di confezionare un vero capolavoro come Among Thieves, ancora oggi attualissimo. Purtroppo, L'inganno di Drake è un titolo che non riesce a replicare il balzo del suo predecessore, ma rimane comunque un more of the same apprezzabile, che avrebbe poi spianato la strada non solo al capolavoro generazionale The Last of Us, ma anche alla summa dell'intera serie, arrivata con Uncharted 4 durante questa generazione di console. Con Journey abbiamo un altro titolo importantissimo dell'era PlayStation 3, questa volta però l'esperienza è ben diversa e ci troviamo di fronte forse al prototipo del platform di stampo indie che punta su strutture narrative alternative. Sì, insomma, è uno di quei giochi che raccontati perde molto. Una breve avventura della durata di circa 2-3 ore che si esprime non attraverso le parole, ma semplicemente attraverso il gameplay e le cutscene. Al giocatore sarà richiesto di attraversare un deserto con l'obiettivo di raggiungere una montagna visibile in lontananza e starà a noi scoprire passo dopo passo la storia racchiusa nel viaggio stesso. Oltre allo stile grafico, il vero protagonista del titolo è la colonna sonora adattiva, in grado di diventare anch'essa parte integrante del gameplay. E anche un'idea molto interessante di gioco in cooperativa online, dove i viaggiatori si incontreranno casualmente e senza sapere nulla dei loro compagni, potranno aiutarli nella loro impresa. Knack 2 invece è un platform dalle forti componenti action uscito proprio per PS4. Qui di certo non si può parlare di capolavoro, come nei precedenti casi, ma è pur sempre un gioco gratuito e quindi non avrebbe senso rifiutarsi. Il director Mark Cerny, prima di ammorbarci con conferenze infinite su SSD e Teraflops, ha investito molto tempo e risorse nella serie di Knack. Anche se lontano dalla perfezione, il platform è un esperimento godibile che va a limare le numerose imperfezioni del primo capitolo. Grafica colorata, robottoni e possibilità di giocare la storia in co-op. Che volete di più? Beh, è anche gratis. Ma attenzione, per accedere al download gratuito dovrete crearvi un account tedesco sul PSN. Vi lascio in descrizione una guida che ho curato per EveryEye dove spiego il procedimento da seguire per barcamenarsi con maestria tra menu nella lingua dei crauti. Passiamo ora al PC. Sul launcher di Ubisoft, Uplay, è disponibile Assassin's Creed 2. Lo so che molti di voi non ne potranno più della serie di Assassin's Creed, soprattutto se ci troviamo di fronte all'impostazione classica adottata fino ad Origins. Ma con il secondo capitolo della serie abbiamo forse il momento più alto del parkour di casa Ubisoft, e per svariati motivi. Da una formula ludica che ampliava a dismisura quanto proposto nell'episodio precedente, a un'ambientazione, il Rinascimento italiano, dall'indiscusso fascino. A girarsi tra i tetti della Firenze del 1400 è uno spettacolo tutt'oggi mozzafiato, soprattutto se lo si fa in compagnia di Ezio Auditore, uno dei migliori protagonisti che la storia dei videogiochi ricordi, grazie soprattutto a questo scambio di battute. Ha un grande talento. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita.
Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre! Poracci, però attenzione, perché il gioco sarà gratuito solo fino ad oggi, 17 aprile, per poi cedere il passo a nuove promozioni. Troppo tardi, direte voi? Lo so. Per questo vi consiglio di entrare nel mio server Discord e iniziare a seguirmi sui social, in modo da poter rimanere aggiornati in tempo reale su offerte e news riguardanti il mondo dei videogiochi. Vi lascio in descrizione tutti i link del caso. Chiudiamo il video con la più recente offerta dell'Epic Games Store. Il launcher è utilizzato da molti solo per accaparrarsi titoli che periodicamente vengono regalati, e anche questa volta abbiamo due giochi che meritano, se non altro, di essere aggiunti in libreria. Il quarto episodio di Just Cause è esattamente quello che vi immaginate: caos puro. L'ignoranza fatta open world torna in una formula che inizia ad accusare il peso degli anni, ma stiamo pur sempre parlando di un titolo gratuito. Quindi, se avete bisogno di un po' di sana distruzione per spegnere il cervello, le avventure di Rico Rodriguez sono la medicina perfetta per la vostra apatia da quarantena. Ma se invece cercate un'esperienza dai toni decisamente diversi, beh, allora ecco a voi Wheels of Aurelia, un ibrido tra un'avventura grafica e un driving simulator. Il gioco ci metterà nei panni di Lella, una giovane donna alla guida della sua macchina in cerca della proverbiale svolta. Sviluppato dagli italianissimi, santa ragione, Wheels of Aurelia è ambientato in Italia negli anni 70 ed è una sorta di romanzo interattivo che rappresenta in modo molto originale il periodo storico a cui si ispira. Il gameplay è la parte meno curata del titolo, ma nonostante la storia sia abbastanza breve, sono presenti ben 16 finali differenti, un buon motivo per appassionarsi al viaggio di Lella e al suo passato. E questo è quanto, poracci. Spero che i consigli vi siano tornati utili. Vi aspetto nei commenti. Fatemi sapere se avete intenzione di recuperare questi titoli e se avete qualche altro gioco da suggerire. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima. Io sono il Poro Michele, a gratis, ciao!